questo episodio dimostreremo che l'innovazione non conosce confini. La tecnologia metterà la fisica alla prova. Questo è Tech Toys, ingegneria al top. Sono José Pablo Cantillo e vi invito a seguirmi nel mio viaggio high-tech fuori da questo mondo. Attraverseremo il globo per scoprire incredibili invenzioni e veicoli futuristici, da quelli più all'avanguardia a quelli più stimolanti. Questo è Tech Toys, ingegneria al top. Il sogno dell'uomo di conquistare i cieli risale alla notte dei tempi. È un'immagine che solitamente viene rappresentata soltanto nei costosi film di fantascienza sui supereroi. Ma un uomo sta trasformando questa fantascienza in realtà, con una tuta jet che consente al pilota di spiccare il volo da qualsiasi luogo. Siamo andati a Los Angeles, in California, per ammirare di persona la tecnologica tuta jet. La Gravity Industries ha organizzato una dimostrazione dal vivo della sua innovativa tuta jet in un hangar top secret. È come se ci avessero garantito l'accesso al settore Q. La tuta jet sembra uscita dall'ultimo film Marvel, ma non è affatto così. È dinamica, futuristica, incredibile. È costruita con i materiali più innovativi sul mercato. La tuta è dotata di motori jet, un complesso sistema elettronico e componenti stampate in 3D. Non si può fare a meno di ammirarne il design e l'efficienza dei materiali. L'uomo dietro questa invenzione volante è Richard Browning. Ex broker finanziario diventato inventore, Browning sta creando un'industria multimilionaria, basata sulla sua tuta da Iron Man. Il suo design incredibile e futuristico sta trasformando il sogno di volare in realtà. Browning ci parla del progetto. È la forma di volo più primordiale e individuale che esista. Non si tratta di una persona che sale su un velivolo, ma si tratta di integrare al corpo umano una tuta tecnologica che consente di volare in modo innovativo. Per l'uomo è un modo di volare completamente nuovo e unico. In pratica, la tuta è composta da 5 turbine a gas, 5 motori jet. Il principio è lo stesso degli aerei di linea o degli aerei da caccia, solo in scala ridotta. Ci sono 2 motori su ogni braccio e uno dietro la schiena. E in pratica, i propulsori spingono l'aria verso il basso. È un po' come il treppiedi di una fotocamera. I 3 bracci del treppiedi sono le 3 turbine che assicurano stabilità. Si preme Start, si accende il LED Up Display che mostra le spie verdi dei 5 motori, si sente il click del solenoide e si sente il motorino di avviamento che parte. Si avverte una leggera vibrazione sulla schiena quando i giri dei motori iniziano ad aumentare. Ti guardi intorno, premi l'innesco e senti che i giri al minuto passano da 30.000 a 130.000. Hai la potenza di 1.000 cavalli alla portata di un dito, vieni circondato dalla potenza. Se vuoi andare su, allarghi le braccia. Se vuoi scendere, chiudi le braccia. È facile come andare in bici. La tuta jet high-tech sfrutta 5 motori jet miniaturizzati. I piccoli, ma potenti motori, sono posizionati strategicamente sulle braccia e sulla schiena del pilota. 2 motori su ciascun braccio e un motore posteriore. Il decollo è tanto sbalorditivo quanto il volo. I piedi si sollevano da terra. Browning spicca il volo. I 5 motori sprigionano 1.000 cavalli. È il non plus ultra della tecnologia. Il progetto è iniziato con una sfida che sembrava insormontabile. Il problema era capire se il corpo umano sarebbe stato in grado di sorreggere e controllare le turbine a gas, per via del calore e l'effetto giroscopico al loro interno, generato dai 120.000 giri al minuto. Credevamo che per trasportare abbastanza carburante e mantenere il controllo sarebbe servita una struttura voluminosa, ma non è stato così.
All'inizio, le prime versioni più rudimentali non richiedevano una particolare forza fisica. Poi l'abbiamo perfezionata, utilizzando molte soluzioni intelligenti che abbiamo brevettato. Per esempio, i motori sul braccio si sollevano da soli. Quando si cammina è abbastanza pesante, ma non c'è motivo di camminare. Basta avviare i motori e iniziare a volare. Abbiamo sviluppato tante iterazioni e imparato dagli errori commessi, sempre in assoluta sicurezza. Un display head-up olografico sul casco raccoglie i dati dei motori e del sistema di alimentazione e li proietta sul visore. Dati come velocità, quota e informazioni tecniche che tengono Browning aggiornato e sicuro durante il volo. Le custodie dei motori jet sono stampate in 3D. Le custodie accentuano il design pulito e futuristico della tuta. La tuta di Browning detiene il record mondiale di velocità, raggiungendo i 51 km orari. Ma questo giocattolino non sta conquistando solo primati di velocità, ma anche di innovazione. I 5 motori jet raggiungono i 130.000 giri al minuto, generando una spinta in grado di sollevare il pilota a 12.000 piedi di quota. Ammirare la tuta jet che si solleva in volo è un'esperienza surreale. È come vedere un supereroe in carne e ossa che emerge da un fumetto e conquista i cieli. La fantasia e la realtà finalmente si incontrano. Il padre di Richard, Michael Browning, è stato un inventore, un ingegnere aeronautico e una fonte di ispirazione. Mio padre era un ingegnere aeronautico e un inventore anticonformista. Suo padre era un pilota e un istruttore di volo durante la guerra, mentre l'altro mio nonno era a capo di una società di elicotteri. Possiamo dire che era scritto nel mio codice genetico. Ho dei bellissimi ricordi di mio padre, di quando mi portava a far volare i modellini di Alianti da piccolo. E sono certo che questo abbia avuto un forte impatto su di me. C'è qualcosa di davvero magico nel guardare il cielo e vedere gli uccelli e il senso di libertà che provano in volo. Quando lo provi in prima persona, anche solo con un modellino di Aliante, è un'esperienza che ti segna per sempre. Browning continua a perfezionare la sua tuta jet e ha grandi progetti per il futuro. Non scommettete contro di lui. Nel frattempo, possiamo goderci l'incredibile e straordinaria invenzione di Browning. Accendete i motori, sollevatevi in aria e volate. E ora un insolito veicolo elettrico. Tutti gli sportelli portano al sedile del conducente. È ora di guidare. Il vintage incontra il moderno. Il futuro si fonde al passato per creare un veicolo ibrido unico. È un'innovativa rivisitazione della leggendaria e intramontabile Bubble Car. Con il suo design intelligente pensato per il moderno trasporto urbano, questo veicolo intende rivoluzionare la mobilità cittadina. Lascia il segno, ma nessuna impronta ecologica. La Microlino. Siamo andati a Zurigo, in Svizzera, per ammirare di persona questo veicolo ecosostenibile. L'azienda di famiglia, nota per l'invenzione del monopattino Micro, è divenuta una ditta lungimirante del settore. Il direttore del design della Microlino, Wim Obetur, ci parla del progetto. Tutto è iniziato nel 97, quando ero troppo pigro per andare al mio chiosco preferito di Zurigo e cercavo un mezzo rapido per arrivare dal punto A al punto B. È così che ho ideato il monopattino. È stato un vero successo. Lo utilizzavano molti adulti e poi è diventato un gioco per bambini, anche se non era questa la nostra idea iniziale. In ogni caso, è stato un successo. Producevamo scooter e monopattini, ma volevamo creare qualcosa che rappresentasse la nostra visione. Il nostro obiettivo non sono i giocattoli, ma la mobilità urbana. Sono passati prima da 2 a 3 ruote e adesso a 4. Non ero sicuro di volermi lanciare in un progetto così grande, ma i miei ragazzi, Oliver e Merlin, mi hanno spinto a farlo dicendo: «Papà, devi farlo, dobbiamo farlo». Allora ho risposto che se ci fossimo impegnati tutti, ci avremmo provato. Questa a 2 posti è un concentrato di efficienza e semplicità. Il design è accattivante. Un particolare interessante è l'apertura originale della portiera frontale. Thank you.
Per ottimizzare l'efficienza, questo agile veicolo dispone di un'unica portiera frontale per accedere all'abitacolo. Per entrare, bisogna aprire la parte anteriore dell'auto. Il guidatore si siede sul sedile centrale e richiude lo sportello. Per uscire, il meccanismo è lo stesso. Quando si parcheggia accanto a un marciapiede, il guidatore può scendere direttamente in massima sicurezza. La vera peculiarità dell'auto è la portiera frontale. È facile salire, una volta imparato il meccanismo. E si può scendere direttamente sul marciapiede. In altre parole, è un'auto salvaspazio. È ciò che serve nelle grandi città. Inoltre, i passeggeri si possono sedere uno accanto all'altro, il che è molto più bello rispetto a sedersi uno dietro l'altro. Ma ciò che ci interessava veramente è che non assomigliasse a un'auto, perché le microvetture devono essere qualcosa di diverso. Per questo le abbiamo conferito questa forma a goccia, con la parte anteriore più grande e quella posteriore più piccola. Ma abbiamo mantenuto le quattro ruote perché riteniamo siano più sicure rispetto alle tre ruote. Il design intelligente dei fari fa sì che fungano anche da specchietti retrovisori. Questo veicolo ecosostenibile e salvaspazio guarda al passato senza rinunciare alle prestazioni. L'innovazione incontra l'efficienza. Fin dal principio gli ingegneri si sono concentrati su due obiettivi: la sostenibilità e la mobilità urbana. La squadra della Microlino ha impiegato 3 anni di ricerca e sviluppo per integrare questi concept innovativi nell'originale veicolo retro. Il design è stato sottoposto a numerose iterazioni per poter raggiungere la fase finale di prototipazione. Il design della Microlino è originale e innovativo. Al suo interno scalpita un motore elettrico. Genera 15 kW di potenza e 110 Nm di coppia immediata, raggiungendo la velocità di 50 km orari in 5 secondi. La Microlino non batterà alcun record di velocità, ma non è questo l'obiettivo. Questo progetto ecosostenibile è un manifesto su ruote. Rispettiamo il pianeta. La semplicità è stata il vero fulcro del design. Abbiamo utilizzato circa il 50% in meno di componenti, il che è fondamentale per la produzione, perché si consuma meno energia. Abbiamo cercato di limitare al massimo l'uso dei materiali. Ed è stata una vera sfida per gli ingegneri italiani della Motor Valley. Ma hanno fatto un ottimo lavoro. Crediamo che quest'auto debba essere prodotta localmente in America, in Brasile, in India, in Cina, ovunque. È un'auto semplice e chiunque può costruirla. L'obiettivo è promuovere uno stile di vita urbano migliore per tutti nelle metropoli di tutto il mondo. Dobbiamo iniziare a cambiare, perché non possiamo continuare così per i prossimi 20 anni. La tecnologia incontra l'efficienza. Una batteria agli ioni di litio genera 8 kWh, garantendo a questo insolito veicolo un'autonomia di 120 km. È disponibile anche una versione più potente della batteria, che estende l'autonomia a 217 km. Batteria quasi scarica? La Microlino può essere collegata a qualunque presa di corrente. Gli interni includono un display minimale e pulsanti al posto del classico cambio manuale. Spingendo un pulsante è possibile accendere o spegnere i fari e, con un altro ancora, passare dai normali rapporti alla retromarcia. Il bagagliaio della Microlino ha una capienza di 283 litri. Lunga solo 2,4 metri, questa vettura insolita è costruita con il 50% di componenti in meno rispetto alle auto medie. Tale riduzione rende la Microlino più leggera di circa il 70%. Sia nella produzione sia nell'utilizzo, questa bubble car consuma meno energia di qualunque auto in produzione oggi. Un traguardo ingegneristico incredibile. Un'automobile dal concept minimale con un processo di sviluppo all'avanguardia. In un'epoca in cui i veicoli elettrici si stanno facendo strada verso il futuro, la Microlino fa della sostenibilità di produzione e utilizzo stradale la sua bandiera. Il futuro. Il trasporto viene ridefinito.
la fantascienza incontra la realtà. Un velivolo sta riscrivendo il futuro della mobilità. Autonomo. Silenzioso. Innovativo su tutti i fronti. Questo velivolo all'avanguardia è decollato. Siamo andati a Bruxelles, in Germania, per ammirare il veicolo futuristico che potrebbe ridefinire il concetto di trasporto urbano. Un design innovativo. Questo insolito velivolo è semplice ed efficiente. È un drone per passeggeri del futuro. Ad oggi è il primo drone a guida autonoma del suo genere. Ultraleggero e totalmente elettrico. Vi presentiamo il Volocopter. Il velivolo è dotato di 18 rotori bipala, montati su un leggero telaio in carbonio. È un multicottero all'avanguardia che vuole rivoluzionare la mobilità urbana. Questo insolito mezzo di trasporto a due posti dispone di computer indipendenti di bordo per garantire controllo e funzionalità. Ogni innovazione tecnica parte da una grande idea. Il cofondatore e amministratore delegato di questo progetto, Alexander Zosel, ci parla del Volocopter. L'idea è venuta al mio cofondatore, Stefan Wolf. Voleva comprare un drone per suo figlio e ha pensato di trasformarlo in un velivolo per l'uomo. Lui si è occupato dei calcoli ingegneristici e dell'aspetto tecnico. Quando ha capito che era un progetto fattibile, mi ha chiamato e mi ha detto: «Alex, ho un'idea, ma non ho una formazione particolarmente imprenditoriale. Puoi darmi una mano?» Quando ho visto il progetto, ero davvero felice. Ho subito capito che il multicottero aveva un grandissimo potenziale sul mercato. Il Volocopter si prefigge l'obiettivo di ridurre il traffico, eliminare le emissioni e limitare i costi. È possibile cambiare le città del futuro con questo sistema. È più economico e si potrebbero costruire delle infrastrutture e degli eliporti ad hoc sui tetti dei palazzi. Il progetto del Volocopter ha richiesto modifiche strutturali per far spazio alla tecnologia. Questo ha comportato numerose sfide. È stata creata una squadra di 50 persone tra specialisti software, designer e ingegneri. La costruzione del Volocopter ha richiesto una buona dose di innovazione e di determinazione. La squadra ha investito più di 8 anni in ricerca e sviluppo per creare il primo prototipo. Come ci sono riusciti? Il Volocopter ha ovviato alla complessità meccanica degli elicotteri di oggi, concentrandosi sulle nuove tecnologie e la propulsione elettrica. Il suo design futuristico comprende 18 diversi rotori, gestiti individualmente da 100 microprocessori. Le specifiche dei rotori garantiscono un controllo acustico in una banda di frequenza ristretta, stabilità e controllo ottimali. Zosel ci parla della tecnologia del Volocopter. Negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo notevole delle tecnologie. 2 anni prima che facessimo il primo test di volo con a bordo il pilota, non sarebbe stato possibile farlo con le tecnologie disponibili. Ora la densità delle batterie è perfetta. I microconduttori sono sufficientemente leggeri e rapidi per raccogliere le informazioni da elaborare e garantire la sicurezza in volo. 9 batterie agli ioni di litio a rilascio rapido alimentano i rotori. Ogni pacco batterie rifornisce 2 motori. A garantire la sicurezza del Volocopter contro eventuali guasti del sistema, c'è un alto livello di ridondanza. Ad esempio, se uno dei pacchi batterie si scarica o entra in avaria, il velivolo perde solo 2 motori, ma può sempre contare sugli altri 16. È un sistema di duplicazione delle componenti critiche, concepito per garantire la sicurezza in volo. Dovevamo creare un sistema più efficiente, quindi abbiamo sviluppato nuovi motori e rotori, altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare il progetto. Ci sono voluti 7 anni e circa 300 persone per dar vita al Volocopter.
Abbiamo assistito al volo simulato di un volocopter in miniatura. Il drone controllato da remoto si alza in volo senza esitazioni e si pilota con facilità. Il velivolo è semplice ed efficiente. La sua costruzione non prevede componenti meccaniche complesse. Non dispone di un motore a combustione. Non ha carburante ed è a zero emissioni. È un velivolo ecosostenibile creato per il futuro della mobilità urbana. Nella cabina di pilotaggio, il pilota o il passeggero dispongono di un singolo joystick con cui poter controllare l'assetto, la quota, l'atterraggio e il decollo. La squadra del volocopter si è concentrata sulla sicurezza. Diversamente da altri velivoli, se il pilota rilascia il joystick, il volocopter resta automaticamente nella stessa posizione di volo. Il volocopter ha trasformato l'idea del volo per tutti in una realtà. Può raggiungere una velocità massima di 100 km orari per un tempo limitato, rendendo questo drone passeggeri ideale per il trasporto urbano. È l'alba di una nuova mobilità urbana. Il volocopter. Allacciate le cinture, decollate e lasciate il traffico a terra.